Salvatore Fera, Antonio Mazza e Federico Vaccaro. Parliamo adesso proprio con Antonio Mazza. Antonio, lascio a te per un attimo il microfono. Antonio, tu hai partecipato anche a questo progetto dove abbiamo visto nel contributo ti divertivi, certo, a cantare con loro. Qual è stato il tuo pensiero nel vedere questi anziani che si divertivano così tanto, hanno ballato, hanno cantato, nonostante sappiamo le loro difficoltà e la loro sofferenza anche? La nostra gioia più grande è quella di dare un sorriso a chi per qualsiasi motivo, magari il sorriso ce l'ha di meno, diciamo così, ha avuto delle difficoltà oppure magari qualsiasi cosa. E renderci utili anche per questo piccolo momento ci gratifica, ci dà un senso di gioia a noi, un senso di gioia a loro, un senso di gioia a tutti, quelle persone che magari nella vita di tutti i giorni non fanno, non ballano, non scherzano. Quindi questo a noi ci dà la forza di andare ogni anno sempre con musiche nuove, con nuovi repertori e quindi di essere sempre lì. Infatti voi partecipate, come ho detto prima, ogni anno questo. Parlavi di sorriso, io passo il microfono anche a Federico. Federico, parla di sorriso, Antonio, ma per te cosa vuol dire vedere un bambino sorridere, un bambino che dalla vita, che nel suo percorso di vita sorride nonostante i tanti ostacoli che poverino anche da piccolo ha dovuto subire? Perché ricordiamo che a questa giornata della misericordia partecipano anche dei bambini disabili. Sicuramente avrà una buona famiglia, perché il sorriso nasce dalla famiglia. Poi le condizioni economiche ormai sono quelle che sono, però io perlomeno credo che si aggiusterà quasi tutto, diciamo, anche perché speriamo per cambiare. Tu parli di cambiamento riferito alla crisi mondiale, giusto? Sì, certo. Alla crisi che ormai, certo, si avverte. Perlomeno lo spero. Invece il discorso sulla famiglia è il discorso che questi bambini comunque stanno insieme in una famiglia, perché tanti di loro, anche se non hanno più dei genitori, non hanno più comunque dei familiari che li sostengono, okay? Li sorreggono, hanno comunque l'appoggio e l'affetto delle persone come voi che cantano e suonano per loro, gli amici della misericordia e anche il grande Don Oreste che ha tenuto compagnia, l'abbiamo visto prima nel contributo, a questi bambini. Quindi non c'è cosa veramente più bella e vi fa onore tutto questo. Un plauso sicuramente da parte di tutte le persone che ci stanno sicuramente guardando da casa. E allora ragazzi, la vostra musica è stata bella, la vostra musica ci ha riempito di gioia e sicuramente la vostra musica spero sarà anche un buon inizio, augurando un buon anno a tutti coloro che ci stanno guardando. Grazie a voi. Vi chiedo l'ultimo brano però, se è possibile ascoltare ancora qualcosa di così tradizionale che ricorda questo Santo Natale. Certo. Thank you.
la giovana, prima una bella gente marità. E cominceranno i belli a sto paese ci sono solo femmine belle. Sono preoccupà, sono preoccupà, sono preoccupà, la prima una bella gente marità. E cominceranno i belli minetti, a sto paese ci sono solo femmine belle. Sotto l'albero non vuole veramente dimenticare nessuno. Ecco, siamo partiti proprio con questo messaggio, un messaggio di solidarietà, un messaggio di pace e soprattutto di unione. Oltre all'unione che già questi, ricordo, questi volontari della misericordia hanno regalato a queste persone, adesso vediamo l'unione, le tradizioni in giro per l'Italia e il resto d'Europa, del mondo, perché le nostre telecamere sono andate in giro a raccogliere diversi contributi e sono finiti addirittura in Austria. Quindi partiamo con il primo contributo, da pregherei quindi la regia di mandarlo con il collegamento dalla città di Innsbruck per i mercatini di Natale. We wish you a Merry Christmas. Siamo già pronti per ripartire con Incontriamoci in Tour, ma direttamente da Innsbruck. Perché Incontriamoci in Tour a Innsbruck? Seguiamo ancora questo progetto Trentino Alto Adige Calabria e soprattutto seguiamo la città di Crosia, che è arrivata qui a Bolzano a fare visita ai mercatini di Bolzano, la città di Innsbruck e diverse location e località di questi posti. Quindi rimanete con noi, perché attraverso le immagini, attraverso magari momenti speciali, saremo ancora insieme. E mentre qui si organizza una riunione tecnica, forse, chiedo ad Anna: ma dove stiamo andando, Anna? In giro. Beh, Anna è la nostra guida, siamo partiti da Bolzano insieme a lei, oggi ci troviamo a Innsbruck. A Innsbruck a vedere il tettuccio d'oro. Il tettuccio d'oro, guardate amici da casa il tettuccio d'oro, ma c'è una tradizione, vero? Sì, sì, questo lo fece costruire Federico IV, Federico III, Federico IV, qualcosa del genere. È fatto di 2657 mattonelle d'oro. Sì, ma a noi ci hanno detto, fammi capire, c'è cioè una persona si mette a destra e l'altro... 10 euro e poi hai fortuna per tutto il tempo che... per tutto l'anno. Per tutto l'anno, allora io mi metto a destra, quindi devo ricevere... E quindi tu ricevi i soldi così? Tu mi dai 10 euro e tu... No, 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 mi piace più da questa parte, scusami. Bene, e invece proviamo a chiedere ai nostri amici che hanno fatto questo viaggio con noi, ricordiamolo, sono partiti dalla Calabria, ammazza, amici miei, qui fa veramente freddo, ma mi trovo adesso con il signor... Franco Cinelli. Allora, signor Franco, come le è sembrato questo viaggio? Partire dalla Calabria per un'esperienza, penso, nuova per Bolzano? Senz'altro, Bolzano era già bella ed è bella. Abbiamo trovato un tanta neve che ha fatto piacere a noi, che non siamo abituati. Poi i mercatini di Bolzano sono nominati in tutto il mondo e qui è stata una bella esperienza vederle da vicino.
e resterà sempre nel cuore. Beh, insomma, conviene fare un invito a chi l'anno prossimo vorrebbe partire con noi, anche perché ci hanno comunicato il sindaco di Crosia e il sindaco di Bolzano e Nova Levante che faranno un percorso insieme. Quindi, amici di Incontriamoci in Tour, ma soprattutto tutti quanti voi che volete seguire questo progetto, l'anno prossimo prendete subito contatti con l'organizzazione per partecipare anche voi a questo viaggio. Qualcuno parla di vin brûlé, ma cos'è questo vin brûlé? Cos'è il vin brûlé? Diglielo. Il vin brûlé è un vino caldo, è buonissimo. Veramente buono, si acquisterà, ma ci sono altre bancarelle dove si possono acquistare. Ma lei di dov'è? È di Bolzano o di Innsbruck? No, di più in giù di Bolzano, Trentino, Val di Fassa, Caranzei. Bene, cos'è secondo te la cosa più bella che hai visto a Innsbruck fino adesso? Il tettuccio d'oro dove ci sono tutte queste bancarelle. In compagnia del professor Santoro, abbiamo fatto insieme questo viaggio dalla Calabria a Bolzano, da Bolzano a Innsbruck, visita ai mercatini. Beh, che dire di tutto ciò? È stata una cosa veramente stupenda, sia la gita a Bolzano che questa di Innsbruck è eccezionale. Beh, il ricordo, ancora abbiamo Merano da fare, domani saremo a Merano, tante altre belle location anche a Merano, però cosa porta a casa già come ricordo indelebile? Beh, tutto il viaggio complessivamente, sia l'hotel Caressa e sia la visita a Bolzano e a Capalbio in modo particolare. Cioè, la visita a Capalbio quando siamo saliti con la funivia. Adesso, la funivia del Renon. La funivia del Renon, che è stata bellissima, un'esperienza bellissima. Ha già fatto acquisti? Sì, un po' alla Swarovski, abbiamo comprato un regalo per la signora. Quindi per il momento abbiamo già fatto degli acquisti. Allora continuiamo a fare un giro qui a Innsbruck, amici da casa, e continuiamo a seguire questo gruppo partito dalla Calabria. Rimanete con noi. Ma lei è il maestro Lullo? Salve. Ma salve. Cosa fa anche lei qui a Innsbruck? Degustiamo le specialità locali, no? Kurwürstel, tutte queste cose, insomma, qui da bancarella. Queste tradizioni, questo panino con questo Würstel famosissimo, no? Ma ha già mangiato qualcosa? No, infatti stiamo aspettando. Ah, bene. Allora ecco, calziamo a pennello. Amici da casa, facciamo una pausa insieme al maestro Lullo. Offre lui per tutti quanti, quindi venite a Innsbruck, vi aspettiamo qui a questa bancarella, hai detto? Seventh Bar si chiama, quindi non so cosa vuol dire, però venite e mangiamo insieme il panino. A Natale puoi fare quello che non puoi fare mai, ti riprendere a giocare, ti riprendere a sognare, ti riprendere quel tempo che rincorrevi tanto. È Natale, a Natale si può fare di più.